Quindi quest'area 51 è abitata da SCP, da classe D. C'è un segreto su. Amici, bentornati in un nuovo video. Io e Marco oggi ci sottoporremo ad una sfida veramente bella. Perché guardate qua, Area 51. Marco, tu sai benissimo che tipo il 20 settembre giù di lì bisognerà andare nell'Area 51 in America per scoprire che cosa c'è dentro quell'Area 51. Noi lo scopriremo oggi. Quindi andiamo e vediamo cosa c'è nell'Area 51 di Minecraft. Ma sei sicuro di volerci andare? Assolutamente sì. Ci voglio andare e voglio scoprire qual è il segreto dell'Area 51 di Minecraft. Questo qua è un classe D. È un classe D degli SCP, è vero? Ok. Ciao. Quindi, oddio, ma fa danno! SCP. Non lo sapevo, è la prima volta che lo beccavo. Sì. Ma prima di iniziare, amici, se voi volete aiutarci in questa sfida enorme per scoprire cosa c'è, dovete lasciarci un mi piace. Andiamo, cerchiamo di capire. Qua ci sono un sacco di classe D. Dall'altra, guarda là in fondo cosa c'è. C'è uno space shuttle della NASA. Mi raccomando, non toccare nessuno, perché è pericoloso. No! Non ho toccato nessuno. Non ho toccato assolutamente nessuno. Qua c'è uno space shuttle, ma è la cosa più bella del mondo. Vediamo se c'è una chest dentro per sbaglio. Per sbaglio, chest. C'è una chest in fondo. C'è una chest in fondo. E okay, cosa c'è dentro? Da questo lato. Non c'è niente. Vabbè, non c'è niente. Ascolta. Ma dai. Andiamo a vedere nei bunker. Se c'è qualcosa dentro i bunker. Non lo so. Potrebbe esserci potenzialmente qualcosa. No, da questa parte c'è una parte che si Il problema è che notte. Allora, sai cosa? Essendo che ci sono quelle classi D, sicuramente quindi è pieno di SCP, credo, in questa zona dell'area 51. Esatto. È una cosa che ho pensato anch'io. Che magari gli SCP sono studiati nell'area 51. Allora, andiamo da questa parte. Lì non c'è niente. Qua c'è qualcosa. No. Qui c'è un buco enorme. Ok, c'è un buco enorme, va bene. Non cadere giù, mi raccomando. No, no, dobbiamo andare giù, però dobbiamo buttarci. Ah, vuoi andare giù? Aspetta, ok. C'è un SCP-096! C'è un SCP-096! Oddio, oddio. Scendi, okay, scendi, sono giù. Ce n'è uno anche qua a destra. Fermo, c'è un laser rifle qua, io solo lo ammazzo. Muori, muori SCP-096. Morirà prima o poi su SCP-096, vero? Quanto ci metterò ad uccidere questo SCP-096? 3. Oh, finalmente siamo riusciti a uccidere questo SCP-096 con una scarica intera del laser rifle. Ti rendi conto? Ma ce aspetta, no. Tieni qua. No. Altri caricatori. No, cosa? No, tu non hai visto quello che c'è. Non hai visto. Che cosa non ho Ce visto? Ne sono altri qua. Cerchiamo di non farci beccare. Qua cosa c'è? C'è un piccone. Per un sacco di chest. C'è un piccone sticky dash. Un piccone galattico. Perfetto. Qua c'è un sacco di chest. Leggiamo, non c'è niente. Andiamo oltre. Lascia stare. Ciao, SCP. Vai. Ma non guardarlo in faccia, mi raccomando. Non guardarlo. Ciao. Oh, l'ho guardato. Marci! L'ho guardato. Chiudi. Chiudi tutto. Chiudi. Levati. Passa lì dentro. Vai dentro. Un attimo. Sono un attimo. Oh, cacchio, c'è anche un able. Quando entri, mi ha fissato. No. Ok, abbiamo fissato tutto. Ha fissato me. L'ho guardato anch'io. Mannaggia a me, Cacchio. Okay. È chiuso? Aspetta, che tappo meglio anche qua, Ma hai fatto fuori un able? Sì, sono stato infestato, infatti. Porca cacchio, di quella aspetta. Miseria. Guardiamo qua se ci sono c'è qualcosa. Qua c'è un PDV. Prendi il PDV. Io guardo da questa parte, non c'è niente. Da quest'altra parte della carne. 57 pezzi di carne. No, erano i 32 che avevo già io, più qualcos'altro. Qua ci sono delle porte, ci sono degli SCP-173 che si possono beccare con questo piccone. Vediamo se sto piccone è un pochino più forte dell'altro. Beh, togli 4,5, non toglie così tanto. Io vado, provo ad andare di là. Vado. No, Marci, stai facendo la scelta sbagliata. Ce l'ho fatta al pelo, se no mi uccidevano pesantemente. Va bene, ok. Allora, aspetta, da questa parte che cosa c'è? Di qua c'è sempre un able che l'ho guardato. No, non ti posso guardare. Non faccio voglio guardarti. Mannaggia, table. Ci penso io. L'ho ucciso. No, c'è ma ora sono infestato. Marco, c'è un altro di able. Dove arrivo? Qua ci penso io. Ok. C'è una cesta da questa parte. Ok, ci sono un sacco di blocchi. Li prendiamo perché magari ci possono sempre essere utili. Da questa parte che cosa c'è? Fammi andare di qua. C'è il classe D. C'è una porta. Qua c'è un sacco di SCP-096. Non guardarli, Non li guardo. Non c'è niente. Da questa parte non c'è niente. Si scende. Ma anche tu senti che qualcuno prende danno? Oh, sì. Assolutamente sì. Di qua. Ma cosa c'è? No. C'è Black Shark. L'hai guardato? No. Guardato. Allora, non ho fatto in tempo. Dobbiamo fare in modo di ucciderli senza guardarli, giusto? Ormai li ho guardati. No, l'ho guardato. Abbiamo 10 minuti per uscire da questo posto. Abbiamo 10 minuti per uscire da questo posto. Ce la faremo, secondo te? Non ce la faremo. Secondo me sì. Dobbiamo farcela. Okay. C'è un cacchio able.
C'è un book, ok. Estensione primaria: il popolo non deve sapere dell'esistenza di navicelle extraterrestri. Al piano inferiore presente documento top secret, Elon. Scendiamo, la carne sono a posto di tutto per adesso, va bene. Da questa parte che cosa c'è? Niente, vuoto. Invece da quest'altra si scende ancora. Scende ancora. E ci sono, non capisco cosa ci sia. I Plague Doctor di qua. I Plague Doctor, andiamo a uccidere tutti i Plague Doctor, okay. Vai. Sei sicuro? Secondo è pericoloso, me questa, scusami. Sono tanti. Quest'area 51 è abitata essenzialmente da soli SCP comunque. Sì, facciamo sì, una sì, cosa, sì, sì. Fermo, torniamo su. Che se ti ricordi, okay, su si poteva scendere da. Che era un'altra via. Esatto, che magari si possa andare. Ok, è apparito un SCP-096, mi ho sa, sentito. Vieni. Aspetta. Corri. Chiudi. Doppio strato, sì, doppio esatto. strato, No, qua ce n'è un altro, mannaggia. Si è arrabbiato un altro? No, okay. Per adesso no. Però qua sotto c'è qualcosa. Ci sono un sacco di SCP-096. Ok, andiamo oltre, perché qua... Ok, vedi che sotto lì c'è una botola? Vedo una botola! Esatto, infatti. Secondo me dobbiamo andare lì, ma c'è troppi SCP-096 per andare lì. Quindi a questo punto scendiamo... Ok, guarda, lì ci riporta, se hai notato, dove c'erano i Plague Doctor. Dobbiamo per forza andare lì, secondo me, in qualche modo. Ok, facciamo così. Stai attento a non cadere, mi raccomando, Tu seguimi, Sì, 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 calma. Allora, ti provo a colpire qualche Plague Doctor da lontano. Sì, esatto, prova a colpirne qualcuno, ok. Occhio, Marci, occhio. Vabbè, oh, siamo in alto, siamo in alto. Mamma mia, guarda come li uccido tutti facile. Oh, buono. Cacchio, un altro Able. Ok, dove sei? C'ho un Able che mi sta infestando. Mannaggia anche a me, anche a me. Ti ha preso? L'ho ucciso. No, Marci, c'è un SCP, due SCP-096 sono arrabbiati. Tre, in quattro. In quattro, sono là sotto. No, si stanno arrabbiando tutti, Questi possono salire qua, bisogna per forza fare la protezione. La protezione così. Alta, vieni. Vai. Veloce. Allora, aspetta, perché ci sono un paio di Plague Doctor a cui dobbiamo pensare. Ok, sono morti tutti, teoricamente. Ci sono gli Able anche. Si sono arrabbiati tutti gli SCP-096. Vabbè, fa niente. Andiamo oltre, cerchiamo di capire se c'è una spada. Magari c'è una telekill in giro. Io ho immaginato questo. Ok, qua ci sono tutti i classe D. Qua c'è una navicella spaziale. C'è un disco volante in realtà qua, ok. È vero? Da questa dove parte veniamo? C'è una chest lì. C'è una chest lì dentro? Come si fa arrivare lì dentro? Era la chest di prima. Era la chest di prima, però. Ci sono i 280. Marci, dove vai? Ok, vai di lì, vai da di quel lì. Lato? Ok, vado da questo lato. Vai. Ok, SCP-280 non mi fanno niente. Ci sono due Broken Telekill Sword. L'ho prese. Ammazziamo tutti questi 280. Ok. Vediamo. Ok. Fa. Mamma mia, troppo forti siamo. Ok. Cioè, anche tu devi morire. Hai preso anche la mia? Sì, ho preso anche la tua. Easy proprio. Sono anche qua. Va bene. A posto. Adesso ci tocca darti la tua telekill, tieni. Ok. Tieni la telekill. Dobbiamo uccidere tutti gli SCP-096 e andare a scoprire che cosa c'è là sotto. Vieni. Ok, ce l'abbiamo fatta in teoria. Vai giù. Io li ammazzerei tutti perché non vorrei che mi seguissero. No! Muori. Oh, cacchio, ti stavo ammazzando, sappilo. Fa niente. Ok, facciamoli avvicinare. In qualche modo dobbiamo avvicinarci. Aspetta, andiamo giù. No, si sono calmati, mi sa, No, quelli là in alto non credo. Il cavolo. No. No, infatti, ok. Io vado. Io ci provo. Vado cattivissimo. No, sono troppi, Marci. Sono troppi. Ma non muoiono con la telekill. Ok, sì, in realtà. Non muoiono con la telekill. No, muoiono. Errore mio. Ok, questo è morto. Li sto uccidendo perché loro vengono tutti verso dalla mia parte. Perfetto. Ok. Ok, anche questo qua dovrebbe morire in teoria. Non riesco a fare. Okay. Occhio, anche quello. Ce ne sono due che proteggono la botola. Qua ne sto uccidendo un sacco. Uccisi anche questi. Bravissimo. Ma tutti, ce n'è uno davanti a te. Vai. Fatti tutti questi qua. Okay. Che ce la sto facendo. Ce l'ha arrabbiato qualcun altro? No. Ok. Fatto. Facile anche questo. Buono. Ok. Qua c'era un SCP nero. C'era un 096 nero, ti giuro c'era un SCP-096 nero. Ok, qua ce ne sono un pericoloso. Sacco ancora. Okay, ce ne sono due sotto che sono arrabbiati, Ok, ce la fai a non farti uccidere? Aspetta, mi alzo un pochino. Okay. No, sono caduto. Ok, ce l'ho fatta. Sta attento, con calma. Sono tornato su. Allora, ce ne sono un paio qua sotto. Cattivi, incattiviti? Qua sotto. Okay. Allora, uno buttati è questo. Buttati giù di là. Uno e due. Ok. Ok, c'è anche un altro qua. Fatti tutti, abbiamo fatto tutto, buono, bravissimi. Buonissimo. Ora, con la dovuta calma, scendiamo lì sotto e capiamo che cosa c'è. Ok, scendo io, vai, seguimi per bene. Arrivo. Con calma. Dov'è? Vedi carte nella chest. Vai, ci sei? Pronti? Vai, partenza? Vai. Vado. Ok, sono partito. No. Vabbè. Sei? Sì, vai prima te.
Scusa. Ok, no, vabbè, tranquillo, vai tranquillo. Ci sarà un finale. Ho 100 livelli, io. 100. Alla fine, questo qui è il passaggio sotto all'area 51. Marci. Sotto l'area 51, esatto. Quindi, quest'area 51 è abitata da SCP, da classe D. C'è un segreto sotto questa. No, vabbè, è tutto così troppo. Ok. Ok. Allora, occhio. Ok, okay. Va bene. E poi una c'è una chest, e due. Ci sono delle altre carte. Altre carte. Poi c'è una chest con della lava. Però se apri la chest. Trapped. È una trapped. Se apri la chest, succede qualcosa. Proviamo, esatto, ad aprirla. Allora. L'ho aperta. No, no, Marci, no, non ti ho trovato il T. No, no, io un creeper ho sentito. Ah. Facciamo così, aspetta. Scaviamo sotto per vedere cosa qua c'è. Qua ci sono i creeper. Guarda che ci sono i creeper qua. Fammeli togliere. Ok, non è spawnato, perfetto. E da questo lato? Spacchiamo anche sotto. Anche di qua. Questo qua è enable. Spacca. Ok. Ok. Buono. Apro la chest. C'è un libro. E ci sono delle armature che probabilmente sono armature aliene. Guarda. Madò! Madonna! Sono fortissime. Prenditi le altre due. Io prendo queste qua. Top secret. Studio Area 51. Entità aliene sulla terra denominate SCP. Secure Contain Protect. Alcune entità non risultano con linfa vitale, ma oggetti con manifattura aliena. Quindi in questo caso dice che ci sono degli SCP che, vabbè, non sono effettivamente umanoidi o comunque tipo l'SCP-096, che sono solo degli oggetti che però sono di manifattura aliena. Andiamo avanti se c'è qualcosa. Attenzione, ala est chiusa e protetta. Cioè, vuol dire che dobbiamo ancora andare a esplorare un'altra ala dell'area 51.